la voglia d'ambo sol, ma rifugio sotto i piedi. Non sai soffrire marinara, papà mia voleva l'ala, si facevo di embeni. Che hai preso? Dobbiamo ancora cavare. La promette bene, va? Ah, buono. Fammi sapere quando rientri. Hai giocato nella lotta? La si rifà la barca nuova. Non ha giocato. Io non ci credo alla fortuna. Che si pescava una volta, non si pesca più. Orata da 5 kg pescavamo. Orata da 5 kg, ti ricordi? Guarda là, tutto monnetto. Il mare. 200.000 lire di gasolio per due merluzzi. Bella giornata oggi, eh? Ehi. Papà. Antonio, che ci fai qua? Mo' smontato dal lavoro. Aspetta che ti do una mano. A te. Ti hai fatto male? No. Devi stare attento. Qua se cade in mare, la valei. Guarda là. Hanno buttato per fine la macchina. E lì rimane. A parcheggiare. Però qua i tavoloni si devono cambiare. La rete non vedo più. Oi Angelo, tu stai pistando a guardare sta schifezza in mare. Vabbè, ci vediamo domani e concludiamo. Vabbè, però un po' di sconto me lo devi fare. Ma quale sconto? Già ti ho fatto il minimo. Vabbè, poveri mia. Allora? Allora Ciro, è vero che te lo vendi il peschereccio? È finito, Angelo. Domani me ne vado da mio fratello. Ho qualche soldo da parte, almeno l'aiuto con il negozio. Mi dispiace. Vieni qua, vieni qua. Come sto? Il navigatore è tornato. Ma si può sapere che fine hai fatto? Pure il giorno del compleanno di Giuseppe. Pure il giorno del compleanno di Giuseppe, eccolo qua. Papà. Maro, papà. Ti piace? Troppo. Grazie. Prego. Guarda, ma... È bello. Troppo apri, bello. Va. Che altro hai fatto? Mi sono fermato al porto a parlare un po' con Ciro. E perché? Vende la barca. Pure lui? Sì, pure lui, sì. E mo che fa? E che fa? Se ne parte. Vai. Vedi. Bravo, portiere. Stavo pensando, Antonio e Giussi potrebbero andare a studiare a Roma. Là ci stanno già i fratelli tuoi. I fratelli miei sono andati a Roma che avevano un obiettivo, volevano fare l'università. Loro non si sa che vogliono fare ancora, no? Ma questo che c'entra?
Tu come hai aiutato i fratelli tuoi, così aiuti pure Antonio e Giussi. No. E vedrai che se lo trovano pure loro un obiettivo. A proposito, domani accompagna Antonio a Pollica, deve prendere la carta d'identità. Io ci devo accompagnare. Ma perché, c'è qualche problema? No, no, per carità. Ma possibile? Possibile che ancora sulle spalle te lo devi portare. Aspetta che t'aiuto. Pietro. Aspetta, Pietro. Mamma mia. Come stai, Pietro? Come che stai? Ti devo dire? Sono anni che chiedo 300 metri di strada. Sti scurnacchiate. Niente, per portare Pietro a scuola mi ha già fatto tutti scalappero. Con Manusuccia. Buongiorno, Don Marco. Oh, buongiorno a voi. Dicono che per farla bisogna espropriare dei terreni. E si vede che così sarà. Intanto Pietro sta crescendo e io mi sto facendo vecchia. Donna Caterina, non capisco perché guardate a me. Io per fare passare questa benedetta strada, secondo voi, dovrei farmi espropriare un'intera limonaia, no? Mi dispiace. Siete venuti a prendere l'aperitivo a Pollica? No. Sono venuto a controllare alcune delle mie proprietà. Appunto, dico, tutte quelle belle proprietà, una limonaia in meno, non è che sarebbe sto grande problema, no? Certo, ora fate facile, no? E che problema c'è? Scusate, ma se da voi venisse domani mattina un tizio e vi dicesse, vassallo, tu non puoi più andare a pescare perché il mare serve per altre cose. E ci manca poco che me lo vengano a dire. È diventata una discarica. Vatti a prendere la carta d'identità al comune, va. Sì, no, aspetta. Buona giornata. Buona giornata a voi. Che cosa intendete lì? Che cosa? Il mare, la che discarica. Che voi, oltre alle limonaie, avete una bella azienda che scarica direttamente al mare. Però a voi nessuno vi dice niente. Non vi dice niente la provincia, non vi dice niente il comune. L'assessore all'ambiente l'ho incontrato una volta soltanto. Per incontrare i vigili a Pollica bisogna venire a prendere un caffè. Ma lasciamo stare, va. Va, accompagnami. Fammi parlare, Depuratore. E che cosa ve ne frega a voi del depuratore? Ma state zitto, va, state zitto, depuratore, ma che ne sai tu? Che ne sai, che ricapisci, un depuratore? Arrivato, un tu cazzo depuratore! E chi li mette i soldi, Bravi voi e bravi loro. Vassallo, tu parli troppo. Io parlo troppo perché li fanno poco. Ah, perché tu sai come si fa a fare funzionare un'amministrazione comunale. Sì, basta fare il contrario di quello che fanno loro. Vassallo, altro che pescatore, con tutte le cazzate che dici, tu dovresti fare il politico. Abbiamo pagato. Una giornata. Va bene? Ora che tieni la carta di identità valida per le spazio, te ne puoi anche partire, no? Come gli amici tuoi. Ah, e dove vado? Che ne so, in Australia, in Germania, se ne vogliono andare tutti. Papà, ma questo non è buono, ci vuole un passaporto. Vabbè, ti vai a fare il passaporto e te ne parti. Pure? Ti dispiacerebbe a te? Mi dispiacerebbe che non sei contento. Questi sono pazzi. Non si può andare avanti così, guarda qua. Me lo chiamano punto di raccolta. Andiamo là. Che è, Angelo? Non ti piace? Non sa di niente. Non sa di niente? Di niente. Io lo faccio sempre così, com'è che non sa di niente? Ma manca il vino in frigorifero, mettete. Vai a prendere un po' di vino fresco, va. Giusy, alla mamma vai a prendere un po' di sale. Angelo, cos'è, oggi la tieni storta o mi devi dire qualche cosa e la stai prendendo alla larga? Scusa, Angeli. Tu stai dalla parte mia anche se io faccio una cazzata, sì? Ma perché? Poi, te lo dico dopo. Senti, toc.
Ecco qua, è tutto. Tutto? Tutto qua. Andiamo bene. Umberto, ascoltami, ma secondo te, se uno si dovesse fare venire un'idea, no? Per migliorare le cose qua, a te che idea ti verrebbe? Che ne saggi? Calacqua è poco. Ci vuole essere una bella fontana, ma una fontana che getta le navi. Secondo te? Boh. Boh. Non saccio, è Pollica lo sanno. Ah, Pollica lo sanno, dici che a Pollica lo sanno. Beh, ce ne sarebbero di cose da fare per migliorarcelo. Ehi! Ehi, Angelo! Ma che è successo, Ma che è successo? Ciao. Che è successo? Niente, non è successo niente. Ma come niente? Ci hai fatto venire di corsa così all'improvviso da Roma? È successo qualcosa a mamma, papà? Ma no, mamma e papà stanno buoni. Sono io che ho bisogno di un favore. E che favore? Mi dovete aiutare a raccogliere le firme per presentare la lista al comune. La lista? La lista per le elezioni, no? A sindaco. Ah, perché c'è qualcuno che conosciamo che si candida? Sei io. Angelo, ma tu sei sicuro? Sì. È una novità questa. Già cominci a mettere i bastoni fra le ruote. No, però è difficile. Allora andiamo, vai, vieni con me. Vai, andiamo. Ma è un po' così, non si può. Dici che pensi? Angelo, tu hai studiato, eh? Ti sei fatto pure l'università, pure se poi la laurea... Non te la sei presa! Bravo, non te la sei presa, è inutile che sfotti, hai capito? A un passo dalla laurea abbandono, vabbè, lasciamo stare sto discorso, ma... perché se ci pensa ancora mi incazzo. Guardate un poco, guardate. Fortunè. In ogni caso, tu sai meglio di me se una cosa la puoi fare o non la puoi fare. Hai capito? Senti una cosa. Che ti ha barata la prima volta che ti ha portato per mare con me? Rispetto il mare, se no il mare ti si mangia. Bravo. E poi? Rispetto il mare come si rispetta la legge. E allora, se ti sei messo in capo di fare lo sindaco, non ti serve il mio parere, però ricordati una cosa, rispetta sempre la legge, E mo vivo ti... Papà, già mi ha imbriacato, da chiacchiero. Vivo. Oh, sono 3 ore che sta scrivendo con pazienza. Ma secondo te che cazzo sta scrivendo? A gente che sta scrivendo il programma per i primi 6 mesi. Ah! A così a gente? Sì, guarda com'è concentrato, guarda va! E qua che si fece? Sì. Grazie. Buongiorno Italia. Buongiorno. Ma avete fatto Italia stamattina? Voglio una susina. Grazie. Documento. Grazie. Ciao. Angelo. Ehi. Come andiamo? 20 firme in tutta la mattinata, ne mancano una 15. Sai che secondo me ce la puoi fare. Ma perché non firmi pure tu? Firmo io per me? No. Ma qualche regola ci sta ancora, Non ti fa sentire, Vabbè. Buongiorno. Posso firmare?
Tenete un documento, sì? Ah, sì. Grazie. Eugenio Lombardi. Esatto. Eugenio. Grazie. Eugenio. Tu sei Eugenio, figlio di Rosario. Sì, sono io. Dai, grazie. Ma tu non avevi studiato ingegneria? Ecco. Sei pure laureato, no? Sì, sì. E mi faccio l'ingegnere con la carriola. Ma tanto te ne vai al nord pure tu, no? No. Mi tengo a capatosto. Voglio restare qua. Ah, sì, bravo. Grazie comunque. Io spero che poi sarò io a ringraziare voi. Non lo dico per me, per il paese. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Anche a te. Ehi, Arturo, che onore. Il caffè non ce l'hai portato? Ma ve lo porto. Grazie. Arturo. Arturo, ma dove vai? Arturo. Arturo. Lascia stare. Che fai? Lascia stare così. Non correte mai appresso a nessuno. Buongiorno. Posso? Tenete un documento, sì? Certo. Ma quale onore, pure Don Mara che viene a firmare per me. Ma certo. Vassallo, ci tengo molto che voi riusciate a partecipare a queste lezioni. E che se lo perdo lo sfizio di vedere un pescatore che tiene comizi in piazza. Vedete, Vassallo, voi non tenete la minima possibilità di diventare sindaco. Ah no? No, ma sarebbe uno spettacolo troppo divertente da vedere. Anzi, un ama spettacolo. E non c'è neanche da pagare il biglietto. Basta firmare. Buona fortuna, Vassallo. E se ero fortunato giocavo alla lotteria. Angelo, ancora qua sta? Venga a letto, non ti preoccupare. E che ci viene a fare? Sono fatte le 4. No, le 4. Non me ne manca, me ne sono accorto. Ma devi andare a lavorare. Quando torni? Quello lo devi chiedere al mare. Hai capito? Tu non ti devi preoccupare, anche quello. Oh, Angelina! Buongiorno. Tuo padre. Signora Vassallo. Buongiorno. Buongiorno. Permettete una parola? Ma certamente. A vostro marito, evitategli di fargli fare una brutta figura. Fare il sindaco in questo paese è una cosa molto difficile. Vabbè, vedremo, no? Fossi in voi, lo convincerei a ritirarsi. Lo dico per il suo bene. Vi auguro una buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Ma questo che gli frega? Poi, Angelina, che fai qua? Angelo, ma tu sei sicuro di quello che stai facendo? Di che cosa parli, scusa? Cioè, tu veramente vuoi fare il sindaco? Angeli, e se non ero sicuro mi cacciavo in un guaio simile. Andiamo, no? Abbiamo raccolto le firme, adesso depositiamo la lista al comune e andiamo avanti, poi Dio provvede. No, ne parliamo a casa stasera. Angeli, che tieni oggi? Niente. Solo che allora torna presto. Già ti vedo poco ora, figuriamoci quando sarai diventato sindaco. Angeli, tu sei l'unica in tutta Acciaroli sicura che io divento sindaco. Tu non ti preoccupare e vedi di tornare presto. Andiamo. Arriviamo, eh? Vai. Vai, andiamo. Alternata. Perché era corrente?
alternativa. Non so io. Scusate, alternativa democratica. Ma boh, se lo dite voi. I documenti tutto a posto, sì. E i firme ci stanno tutti quanti. I candidati della giunta? Eccoli qua. Forse ci dovrebbe rilasciare. No. Ah, ma voi siete il fratello di Mortillato? No. Ah no, scusa. Parliamoci chiaro. Turismo e lavori pubblici sono gli assessorati fondamentali. Cioè. Ma non li possiamo prendere tutti e due noi. Uno lo dobbiamo dare ai nostri amici. Cioè. Chiaro? Tutto a posto. Grazie. E tanti auguri, ne avete bisogno. No, io non ci credo alla fortuna. Andiamo, ce ne va. Arrivederci. Buongiorno, passato. Oh, passato. Buongiorno. Buongiorno. Ehi, passato. Buongiorno. Vassallo! Quanta fretta! Allora, a quando è il primo comizio? Domani a Pollica. Ah, a Pollica, ma Pollica è un'ottima strategia, la comunità montana. Sì. Complimenti. Noi lo facciamo ad Acciaroli, al porto. Ah. Sì, sì, abbiamo scelto il mare. Va bene, state per buono. State per buono voi. Andiamo, Massimo. Non se ne vuole uscire. Madonna mia. A dove sta? Sta là, Angelo, ma tanto non c'è nessuno. Su. Angelo. Oh, ma che c'è? Niente, su, non stiamo a fare le cose che non sappiamo fare. Che stai facendo? E se allora, venite, su. Dai, per favore. Vabbè. Che calma. Che vuoi, che ti misuro la pressione? Ma te la misurerai i pazienti tuoi la pressione. Ma misurate la pressione, va, che è meglio. Vai. Sto andando. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Oggi è il primo giorno che io presento la mia candidatura per le prossime elezioni comunali e diciamo che ho la motivazione, ho deciso di candidarmi perché penso che le cose qui devono essere assolutamente migliorate. Io pensavo che avevo peggiorato, ma qual è la situazione tu? Oh, io me vado. Tranquillo. Obiettivo fondamentale del nostro programma amministrativo è lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del nostro comune. Questo programma rappresenta la condensazione degli... Ma che stai? No, la condizione fondamentale per riuscire a realizzare il programma che ci siamo prefissi, che si elabora attraverso tre punti. Primo, sviluppo di strumenti urbanistici volti all'indagine, diciamo così, sul territorio. Incentrare lo sviluppo del nostro comune sul territorio attraverso una serie di soluzioni di problemi e di iniziative nuove, come ad esempio un'efficace raccolta differenziata. Ma che è la raccolta differenziata? Piscato, ma che state dicendo? E allora io dico che il benessere passa attraverso la libertà di impresa, la libertà di aprire un'attività senza troppi problemi, di restaurare la propria casa o di costruirle le case, perché è così che si crea occupazione
È così che si sta al passo con i tempi, con il progresso. E con l'occupazione i nostri figli non saranno più costretti ad emigrare. Bravo! Amici cari, che non è più tempo di improvvisazione, ma di programmazione seria. E la programmazione non se la possono inventare candidati abituati a maneggiare le reti da pesca. La gente vuole rispetto e sicurezza. La gente non è un pesce che abbocca all'amo di chi si intende solo di triglie e polpi. Che poi mi dicono che qualche volta una persona di nostra conoscenza, e non faccio nomi, il pesce lo prende surgelato e lo rivende al mercato come fresco. Figuriamoci, che serietà! Sburnacchiare! Cornuto! Vivere in mezzo a sto bordello qua. Che vi devo dire? Io tutti i giorni devo andare a fare gli analisi a Bari e sono 3 ore di macchina. Ma tutto sta benzina piatta, papà. Ma non si potrebbe fare un ambulatorio qua? La cosa non ci serve tutto sta monnetta. È uno schifo. Saliene è più pulito. Non è venuto il comune? No. Vieni, ciao. Lì è venuto il comune controllato. Guardate in petto. Che dobbiamo fare? Vogliamo fare una raccolta? Qualche sera fa in questa piazza ho sentito parlare di progresso. Scusate. Progresso, bella parola. Progresso che vuol dire? Vuol dire. Scusate. Andare avanti. No? No? Ecco, siete. Che è? Che c'è, dai? Che è? È la sedia per mamma. Oggi invece vi voglio parlare di un'altra possibilità. La possibilità invece di tornare indietro. Perché io penso che l'unica speranza che noi ci abbiamo. Di veramente di andare avanti e di tornare indietro. Sapete, ogni mattina quando io mi alzo per andare a mare, mia moglie ogni mattina mi chiede quando torni? E io ogni mattina dietro, non lo devi chiedere a me, lo devi chiedere al mare, che è il mare che comanda. Ecco, allora torniamo indietro, quando era il mare che comandava, perché io me lo ricordo. Io me ne ricordo i colori, i profumi. Io me lo ricordo la gente che veniva a passare l'estate qua. Me lo ricordo il turismo, la gente che veniva a fare il bagno nell'acqua, non dentro una pozzanghera. Perché noi non siamo nuove case da costruire, ce ne stanno pure troppe, le case. Troppe. Brutte. In fronte al mare, che scaricano a mare. Noi non siamo licenze facili da ottenere, noi non ci dobbiamo più vendere per un'elemosina.
noi siamo una storia e questa storia si è semplicemente interrotta e noi dobbiamo ricominciare a raccontarla dal momento che si è interrotta. Che poi non è una storia campata per aria, è la storia mia, è la storia tua, sua, mio padre, mia madre. Semplicemente ce la dobbiamo ricordare tutti. L'altro giorno camminavo, ho incontrato un paesano e gli ho chiesto, ecco, a Umberto, a lui, eccolo là. E che Umberto, secondo te che cosa ci vorrebbe per questo paese? Eh? Una fontana che getta soldi. La fontana che getta soldi. E ce l'abbiamo la fontana che getta soldi, guarda là. Guarda che fontana che ci abbiamo. Perché questo deve ridiventare la nostra terra. Però nel rispetto della legge, nel rispetto della natura, perché altrimenti la natura ci si è rivolta contro. Ma tu mi hai votato a me? Sì. E che so fare? Salvatore Civatta. Salvatore Civatta. Vassallo Angelo. Salvatore Civatta. Bianca. Salvatore Civatta. Salvatore Civatta. Passallo Angelo. Salvatore Civatta. Passallo Angelo. Salvatore Civatta. Salvatore Civatta. Passallo Angelo. Fantasmi. Non c'è nessuno. Che facciamo, sindaco? Andiamo a cercare i fantasmi. Che dobbiamo fare? Voi siete... Ragioniere Armando Furro. Ma i colleghi vostri dove stanno? Saranno da qualche parte. Da qualche parte? Ma l'uccello non c'è? Ma che cosa? Che cosa? Sta là. Non c'è. Non l'avete visto? No. Non c'è. Sta là.
Sindaco. Buongiorno. Scusate, ma mi sono assentato un attimo. Non vi preoccupate. Dite. Non si potrebbe fumare. Avete ragione. Ascoltate a me, fate la cortesia, andate a chiamare sopra, mi sa che sta la segretaria comunale, come si chiama? A Maria? Maria. A casa? No, no, sopra. Ma devo andarla a chiamare a casa. E perché? È quella prima delle 10:30, non viene. Ah no? Allora fatemi la cortesia, chiamate a casa e chiedete se per favore si precipita, perché l'orario comincia alle 8 e non comincia alle 10. Mamma mia. Andiamo bene qua. Allora, statemi a sentire, io ho bisogno di tutti i registri, i faldoni con i bilanci degli anni precedenti, le delibere, tutto quanto, i registri per la presenza del personale, eh? Ma quello lo sa la segretaria. Ah, certo, lo sa la segretaria. Che non sta sopra, però. Ma chi c'è sopra? L'archivio, c'è l'archivio. Ah, c'è l'archivio? E possiamo visitare l'archivio? Sì. Grazie. No, ma venite con me, Come no? Non c'è problema. Venite. Buongiorno sindaco, mi avete mandato a chiamare? Sì Maria, molto piacere. Innanzitutto volevo dire che lei è la segretaria comunale, no? In quanto segretaria comunale dovrebbe arrivare per prima la mattina, alle 8, se è possibile. Sindaco, voi mi fate salire fino a qua sopra. Abbiate pazienza, oggi tengo un mal di testa, una cosa che non si ha un'idea. Ah, mi dispiace, avete preso una pasticca o qualche cosa? Ma che faccio con la pasticca, sindaco? Ascoltatemi, io ho bisogno di una serie di documentazioni, eh? I bilanci degli anni scorsi, tutte le delibere, il registro delle presenze, la mappa dei punti di raccolta di rifiuti che ci sarà sicuramente, i piani urbanistici, sia quelli approvati che... Piano piano, sindaco, una cosa per volta. Questo è l'archivio, mica stanno qua. Ah, non stanno qua. E dove stanno? Da qualche parte, certo. Mo ve li cerco e ve li porto. Grazie Maria, grazie. Voi tenete pure un ufficio, però. Andiamo bene. Andiamo qua. Permesso? Prego. Carraduro Vincenzo, molto lieto. Grazie. E complimenti vivissimi per la carica appena conquistata. Grazie. Io vi ho votato, eh. Ecco, sindaco. Il vice sindaco. Molto lieto, Carraduro. Ecco, sindaco, io tempo fa ho avviato le pratiche per la costruzione di un'abitazione a tre piani qui vicino. Qua c'è tutta la documentazione che occorre. Ho capito. Ancora complimenti, arrivederci. No, ma la... Carraduro? Sì, signor sindaco. Carraduro, ascoltate, scusate, qui c'è qualcosa che non va. La documentazione sembra che c'è tutto, ma c'è qualcosa che non ci dovrebbe stare qua. Non capisco. Non lo so, questi che cosa sono, eh? Caradù! Ma com'è possibile? Mi sono sbagliato. La documentazione, sai che deve fare lei? La deve consegnare all'ufficio protocollo, va bene? Le danno un tagliandino con il numeretto, d'accordo? Il resto lo può portare via. Mi sono spiegato, sì, sì, sì. Sindaco, sono arrivate queste comunicazioni. Quando? Adesso. Neanche sono arrivato, già Maffibio. Due denunce e un avviso di garanzia. Sì, ma è tutta roba che appartiene all'amministrazione precedente. Lo so, ma il sindaco adesso sono io, se permetti. Quelli denunciano a me. Comunque non ti preoccupa, poi sistemiamo pure qui. Carlo, io non ci sto capendo più niente. Mi sono messo lì a cercare di capire. Non c'è una logica, non c'è un ordine cronologico, non c'è un riferimento, un numero di protocollo. No. Chiama sta Maria, facciamoci spiegare una logica se c'è una... Maria se n'è andata. È morta? Se n'è andata. Dice che aveva mal di testa. Ah, aveva mal di testa, ho capito. E vabbè, e allora facciamo senza Maria, che dobbiamo fare? Allora, Salvo, venite dentro. Grazie, sto benissimo qua, c'è un po' d'aria. Non gradite un bicchiere di vino bianco freddo, Mi metto a bere alle 10 di mattina, stasera sono uno straccio. Allora, vassallo,
cercherò di essere chiaro. Questo piano di lottizzazione è già avviato, abbondantemente da molto tempo. È a San Mauro, non vedono l'ora di iniziare i lavori. Guardate che io lo conosco molto bene il piano, l'ho studiato fin nei minimi dettagli, vi posso assicurare. Sarebbe stato il fiore all'occhiello della mia amministrazione se fossi stato eletto. Ma il sindaco siete voi, Ve lo regalo, che ne pensate? Guardate, l'opinione mia la conoscete già, io penso che è uno schiaffo a tutto il territorio nostro. Sta alveare de villette, diciamoci la verità, no? Io il vostro punto di vista lo capisco, posso pure essere d'accordo, ma se, non potete negare che questo piano, da un punto di vista strettamente economico, è molto vantaggioso, molto. Qui l'edilizia è ferma, non lavora più nessuno, Vassallo. Noi possiamo dare da lavorare a 100, 200 persone, capite? Ci sarà pure un modo per mettersi d'accordo, qua c'è in ballo tanti soldi. L'unico modo per metterci d'accordo è che non ne parliamo più, vi assicuro. Archiviamo questa faccenda, troviamo altre soluzioni. Io la capisco, la crisi, l'edilizia, c'ho amici miei che non lavorano da 2 anni. Figuriamoci se non ne capisco queste cose. Ho fatto il pescatore fino a ieri. Ma questo piano così non può passare. Abbiate pazienza. Buona giornata. Aspetta, fammi passare. Vassallo, voi vi prendete le vostre responsabilità con questa decisione, eh? Ehi. Olga Comune. No, signore, dovete venire voi qua. Posso mandare io documenti? Dovete venire voi qua. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, Maria. Maria. Ma tu lo sai che ore sono, Maria? Che ore sono? Le 11. Sindaco, oggi tengo un mal di testa che non avete idea. Oggi? Ma tu lo tieni ogni giorno un mal di testa, Maria. Ogni giorno. E ci soffro. Ascoltami, ma perché non te ne stai alla casa? Oppure perché non ti trovi un'altra occupazione? Ma che dite, sindaco? Che dico? Dico che qua dentro ci vuole gente che vuole lavorare, che sa lavorare, hai capito? Dico che così tu diventi un cattivo esempio per tutti gli altri. Ti rendi conto di questo o no? Dico, come ti ho detto il primo giorno, Maria, che tu sei la segretaria comunale. Tu dovresti arrivare qui alle 8, alle 8 e non alle 11, hai capito? Ah, sì? Sì. E comunque voi non mi potete cacciare. E perché? Perché lo dice il regolamento. Questo è il mio lavoro e io da qua non me ne vado. Dice il regolamento. Avete capito? E arrivo pure allora che mi pare e piace. Solo perché siete il sindaco. Vi credete di poter fare come volete voi? Certo. Mi credete? Anch'io tengo le mie amicizie. Amicizie. Ah, questo l'ho trovato sulle scale. Tu, no? No, questo è mio. Ah, no, è mio questo, sindaco. Ah, chiedo scusa. Nunzia. Avvocato Spira. Sindaco. Grazie di essere venuto. Senta, Vassallo. Angelo. Angelo, io sono lusingato della tua proposta. Però fare il segretario comunale ora non mi interessa. Voglio godermi la pensione. Avvocato. Parliamoci chiaro, Gerardo, parliamoci chiaro. Io sono entrato al comune e ho trovato una situazione che io non me lo potevo mai immaginare, una cosa del genere, Questi in questi anni hanno fatto carne di porco, carne di porco, ti posso assicurare, Tu sei una personalità in tutto il Cilento, tutti lo sanno quello che tu sei riuscito a fare in questi anni, tutti quanti. Io da solo non ce la posso fare. I conti consuntivi non sono stati approvati, e se non sono stati approvati i conti consuntivi, il bilancio non può essere approvato, o no? Raccolta differenziata, il depuratore da mettere in funzione, Il porto, Gerai, il porto, sto porto, sta fetenzia che hanno fatto, Io lo voglio rifare tutto nuovo. Guarda che io ho seguito tutta la tua campagna elettorale, conosco il tuo programma, è bello, però è difficile, dovrai pestare i piedi a parecchia gente. È per questo che io ho bisogno del tuo aiuto, Gerardo. No, non me la sento, mi dispiace. Promettimi che ci pensi, su. Se tu mi prometti che starei attento. Tu andrai a rompere le palle a gente che ha potere, sia qua che a Roma. Possono diventare pericolosi. Io non mi fermo.
Angelo, per prima cosa si deve costituire un consorzio di comuni in modo da superare i 6.000 abitanti. Così possiamo fare la gestione associata per la segreteria. Gerà, hai detto possiamo, eh? Tu intanto costituisci il consorzio. Vada. Vada quello che ci arriva. Petrolio. Allora, io voglio parlare con tutti i sindaci di tutti i comuni del Cilento. Mi attivo subito. Aspetta, non ho finito. Non solo i sindaci, ma i geometri dell'ufficio tecnico, gli assessori della cultura, tutti qua. Assessori? Aspetta, non ho finito. Da domani, anagrafe, segreteria comunale, uffici tecnici, tutti accorpati in un unico ufficio. Pigliatevi la stanza più grande che c'è, prendete pure la sala consigliera, almeno serve a qualcosa. Metteteci 5 scrivanie e parlate, non so se questa parola la conosci, comunicate, eh? Va bene? Va a sentire, io matto non sono, io penso che o si lavora così o da questo pantano qua non se ne esce, quindi se vi sta bene, bene, se non vi sta bene trovatevi un'altra occupazione, lo so che è sgradevole sentirselo dire, ma io è l'unica cosa che mi sento onestamente di dire. Sindaco, noi non ci tiriamo indietro. No. Però voi siete tenuti a sapere che sono 14 mesi che noi non prendiamo lo stipendio. Oh, per la riunione organizzata dal sindaco Vassallo. Eh sì, avremo bisogno di parlare col sindaco. Grazie. A dopo. Bettina, come andiamo? Buongiorno, senta, chiamo da parte del sindaco di Pollica. Sì, per la riunione. No, veramente è la terza volta che chiamiamo. È una grande riunione, pensavo, no? Tutti i sindaci del comune del Cilento che... Padula. E te lo leggo io l'articolo 6. Programmazione e cooperazione. Il comune ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la comunità montana Lento Montestelle, con la provincia di Salerno e la regione Campania. Hai capito? E con tutti gli enti pubblici competenti per territorio. Hai capito? Se non hai capito, vattene a leggere. C'è scritto sulle norme. Va bene? Ti saluto. Ciao. Oh. Avanti. Oh, avvocato Spira, e tu che ci fai qua? Il sindaco Vassallo ha un progetto su di me. Oh, il sindaco pescatore? Caro Vassallo, come va? Molto piacere di conoscere. Accomodatevi. Grazie. Siamo qua per questo progetto. Beh, è un progetto non sull'avvocato, ma direi proprio sul comune. Siamo qua, sono qua per chiederle formalmente di nominare l'avvocato Spira segretario comunale. Vassallo, ma lei mi chiede una cosa impossibile. Poi a me risulta che lei abbia già una segretaria comunale, no?
certamente sì, ma guardi, ve lo posso assicurare, è come se non ce l'avessi. Adesso non sto a dire come ho trovato la gente che lavora, che non lavora lì. Poi non dico mica di mandarla via, ci mancherebbe altro. Lei la può spostare ad un altro incarico e così consentire all'avvocato di diventare segretario comunale. Sallo, questa non è la procedura. Queste decisioni non spettano a lei, ma al prefetto. Forse lei non lo sa. Io dal prefetto sono venuto. Noi dal prefetto siamo venuti a chiederlo. A chiedere veramente di prendere una decisione che, le assicuro, ci aiuterebbe tantissimo. Nominiamo lui segretario comunale. No, nomina lui segretario comunale. È fuori discussione, mi dispiace. Avete fatto un viaggio inutile. Un viaggio inutile. Però, allora, guarda, facciamo una cosa. Visto che ho fatto un viaggio inutile, queste qua sono le chiavi del comune di Pollica. Faccia una cosa, lei domani mattina si alza presto, prende la macchina e va a fare il sindaco al posto. Buon lavoro. Grazie, andiamo, avvocato. Andiamo. Vassallo, ma lei come si permette? Come mi permetto? Mi permetto perché mi piacerebbe mantenere le promesse che ho fatto alla gente che mi ha votato, capito? Pensi quando sono fesso. Mi permetto perché ho visto in quel posto dei problemi così urgenti, così gravi, che lei è seduto dietro a questa scrivania, neanche se l'immagina. No, sai perché mi permetto? Perché se io non posso scegliere le persone con le quali io voglio lavorare, allora faccio una cosa, lo scelga lei, il sindaco di Pollica, eh? Copia unica. Arrivederci, prefetto. Andiamo, avvocato. Forse sei stato troppo aggressivo. Sì, Tu conto fino a tre. Vassallo, parliamone. È pazzesco, non c'è una lira in cassa, mancano i rendiconti e sono 7 anni che non vengono approvati i consuntivi. E che non lo so io. E poi c'è un mistero da risolvere. Uno solo, figurati. Perché non arrivano i contributi statali? Le ordinanze dove sono? Lo faccio vedere dove stanno le ordinanze, vieni con me, vieni. Ma tu lo sai che il comitato di controllo ha sempre restituito i bilanci senza un'approvazione? Uno. E non ha mai dato una spiegazione, vieni con me, vieni. Faccio vedere io. Dov'è Furlo? Di là. E di là deve stare. Bisogna rifondare il comune. Sì. Allora, Furro, piega all'avvocato. Dove stanno le ordinanze? '88. Girà. Gerardo. Gerà. Ah, caro, le ordinanze le ho trovate. Però non ho trovato i soldi. Dove l'hanno nascosti? In quale banca? Sì, ma è tardi, scendi, no? No, andate voi. Chi da qua non mi muovo. Puoi credere,
i soldi sono depositati alla posta centrale di là. Certo, se li volevano tenere sotto al materazzo. Ma intanto accumulavano gli interessi. Certo. Quanti sono? 1,5 miliardi, Angelo! Inutilizzati! 1,5 miliardi di lire a disposizione del comune. Adesso chiamiamo tutti i creditori, saldiamo tutti i debiti, paghiamo gli stipendi arretrati agli impiegati. Il comune di Polica riparta dall'azzeramento del debito. Ecco. E poi ci divertiamo. E poi ci divertiamo, sì. Dopo, vuoi venire con me? Perché? Dove vai? Ci devo fare una commissione, vai. Tu cominci a preparare la delibera, vai. Vai, Gerard! Vai così. Allora, io faccio... Qui almeno non se ne usano. Forse solo questo. Ma il direttore di lavori dove sta? C'è mai stato. Salva! Può darsi. Buongiorno. Sindaco. Stavo pensando a te stamattina. Dicevo, quel ragazzo ha studiato tutti questi anni ingegneria, può portare la carriola. Con tutto il rispetto per chi lo porta, intendiamoci. E che devo fare? Che devi fare? Voglio parlare un attimo, vieni. Non so se... Non ti preoccupare, vieni. Guardate questi qua, andrebbero pure potati, no? Angelo, ma non ho capito, perché siamo venuti qua al bar a fare la riunione? Qua? Eh? Perché qua la gente che ti vuole sentire ti sente. La gente che ti vuole vedere ti vede. No? E anche perché ci prendiamo un bel caffè. E che dobbiamo solo soffrire. Andiamoci qua, va. Buongiorno. 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 Allora, ricominciamo questa nostra riunione. Cominciamo dalle cose urgenti. Che cosa c'è di più urgente? Tutta sta monnezza qui al porto. Tiriamola via. Sì, dopo che pigliate? Caffè? Sì. 4 caffè, grazie a tutti. E soprattutto dobbiamo via quella macchina che sta sott'acqua. Da quanto tempo? Non me lo ricordo neanche più. La voglio tirare via entro questa settimana. Brave sindaco, così si face. Speriamo, Giuseppe, speriamo. Secondo, depuratore, questo sconosciuto. Ve lo ricordate? No. Quando è stato fatto? Vogliamo rimettere in funzione? Ma soprattutto controlliamo tutti gli scarichi abusivi, tutte queste aziende sopra monte che scaricano qua. A parole siamo buone tutte quante. È vero, questo è un po' vero, sì. Ma so, sai che ci mi sono messo in testa che vorrei il mare più pulito d'Italia. Cinque, come si chiamano? Bandiere. Le 5 bandiere di Legambia. Va bene, non esageriamo. No, esageriamo. Esageriamo? Sì, sì. Ma non avete saputo voi dell'ordinanza? Quale ordinanza? L'ordinanza, quella che prevede 500 miliardi di multa a chi butta mozziconi per terra anche all'aperto. Oh, Gesù. Se è colto in flagranza di reato, come voi. E da quando ci starebbe questa ordinanza? Come da quando? Da adesso. Senza... No, domani la rendiamo pubblica, diciamo così, al comune potrete leggere sicuramente. Però diciamo che operativamente da oggi, da questo momento. Va bene? 500.000 lire per un mozzicone. E per un divieto di sosta, quando vi pigliate? Ci avete lasciato. Però voi non immaginate la fame di soldi che noi abbiamo sul comune. E Vulitano io. Generale, ma tu dove abiti? Qua. Qua. E dove lavori? Qua. E a casa tu butti i mozziconi per terra, te? No. E allora? Chiacchiere, fanno tutti così e poi una bolle sapone. Vassallo, ve lo posso dare un consiglio? Tagliatevi sta barba se volete fare il sindaco. La barba? Non siete Che Guevara. No, non sono Che Guevara. Papà. Ti devo dire una cosa. Dici. Non ti ingazzare però, No.
Papà, io pescatore non lo voglio fare più. No? No, non mi piace. Non ti piace? Ma poi mi puzzano le mani di pesce, pure con una ragazza, è brutto. Le mani puzzano a chi lavora, eh? Comunque fai come ti pare. Poi una ragazza che ti vuole bene non sa pensare alle mani di puzzano di pesce. Comunque, eh? Decidi. La vita è tua. Stanno pure le capo. Buongiorno. Ehi, eccolo là il depuratore. Bello questo depuratore. Vedi, questo. Tutti gli impianti là. Poi ripetete la cabina elettrica, le cose. Che dici allora? Che dico, sindaco? Perché qua, a parte le spese, ci vorrà un sacco di tempo per rimettere a posto. Lo so. Controllate sta cabina. Controlliamo. Guarda qua. Ecco qua, I fili della corrente non ci sono più, Te li sono mangiati i topi. Bisogna ricominciare da capo, Gerà. Cominciamo a fare i preventivi, i sondaggi, tutto qua. No, ma guarda. Che vogliamo? Ce ne vogliamo andare a casa? No, no. Dobbiamo no, tornare no, a maggio prossimo. No, no. A giugno prossimo. Sono i tempi, Buongiorno. Voi che fate qui? Le capre. Come? Le capre. Ah, le capre, certo. Però le dovete portare via perché adesso cominciano i lavori, capite? E dove le porto? Devo sapere a noi. Venite in comune, ne ma parliamo. Qua comune, qua comune. Qua comune. Però no, non si risponde così. Ma è abusivo? Non si risponde così, pure se è abusivo. Vabbè. Risonnate pescato, ma che manca tutte i giorni per bar, capita e morte botta. La campagna tutte i giorni per me, capita e morte botta. Capita e morte botta, capita e morte botta. Ringraziamo ogni pesce che attende che sarebbe padre sì. Ti ringrazio tutti i giorni a Dio, come fa sempre tornare, come fa sempre tornare, come fa sempre tornare. Ce ne saranno 50 di veranda abusiva a Ciarolo, che faccio? Ne butto 40 roba la tua la tengo. Andiamo. No? Si chiama esempio, papà. Esempio. Esempio. Lo vuoi dare proprio con me l'esempio. Guardate, t'ha pure mutata, sa? Bastardo, sì. Va. Procedi, procedi, procedi. E andiamo, va. Vieni qua che ti fai male. Mettete là, mi ha fatto la veranda. Ragione, ero padre e voglio fulione, se te ne ho messa ci sta, se che uomo non ce ne sta, non è l'uomo da fare, non è l'uomo da fare, non è l'uomo da fare. Andare piano! Va! E controlla il tuo tubo di scappamento! Passa di là! Passa di là! Passa di qua, no! Sta fa il giurbano! Mamma mia! Immagina che ce la vuole, tu te ne devi andare, no, qua da qua, te ne devi andare perché ci stava mio padre.
E ci sto pure io. E prima ci stavano le carrozze. Ma allora che significa? Ma che significa? Andiamo avanti, andiamo indietro. Non mi sposto. Ma va. Quale isola pedonale parcheggia qua in piazza? Io la benzina chi la vende? La vendi lo stesso la benzina. Ti metti fuori dal paese e la vendi lo stesso. Sì. Anche tu. No, anche no, questa cosa qua. Qui destra tutto andato via. Qua. Tutto fuori. No, no. Ma mi volete dare questa... Avete votato, mi volete dare questa fiducia? Guarda che centro storico pedonale diventa una risorsa per tutti. Ma quale risorsa? Quale? Tu ci stai rovinando. Ma quale risorsa? Chi ce l'ha votato? Mannaggia me che ti ha già votato. Io che ti ha già votato. Il carro. Va bene, state per buono. Ma sono là, ma sono là, va. Ma dove va? Vabbè, ti saluto, va. Buon dia! Buon dia! Già fa benzina, già fa benzina! Salute, Tomma, buonasera! Oh, Carmine, fateci 50.000 lire! Sto sindaco mi sta rovinando! Sto sindaco mi sta rovinando, mannaggia la miseria! Hai visto? O sindaco pescatore? Il tuttologo? Ma poi la gente è fatta così! Se tu provi a fare cose diverse, ti dimissioni da solo. Ma si sapeva. Altre denunce. Danni al patrimonio, abuso d'ufficio. Lasciali fare, lasciali fare. Lettere anonime? No, no, solita quantità. Siamo in media. Il sindaco. Ehi. Sta Cataldo, lo faccio entrare? Certo, fallo entrare. Permesso. Buongiorno. Buongiorno, Cataldo, come stai? Tutto a posto. Siediti. Allora, che posso fare per te? Aspettiamo un altro bambino, anzi. Che cosa sei una macchina da guerra? E che vuoi fare? Complimenti. Grazie. Complimenti. E niente, dovrei allargare un po' la casa. E alzare un piano su per terrazzina e ricavare due stanze. Questo è il progetto, avviato già con la precedente amministrazione. È tutto a posto. Se ci dai un occhio così mi dai l'autorizzazione. Non pensa che è così facile però che tu costruisci sul terrazzo, intanto per motivi di sicurezza, poi ci stanno pure dei vincoli paesaggistici, ambientali. Vabbè, ma chi ha votato per te, Angelo? Io ti ringrazio, Cataldo, ma io non ti posso autorizzare perché tu hai votato per me. Gesù, io pensavo che io e te eravamo amici, Angelo. Ma noi siamo amici, Cata. E beh. Ma io non ti posso far fare un abuso perché noi siamo amici. Ma capisci o no? Angelo, ascoltami bene. Si è sempre fatto così, sempre. Questo è il problema, che si è sempre fatto così. Ho capito. No, non hai capito, Cata. Ho capito perfettamente, Angelo. Ti sei mutata a capo. E sai che c'è di nuovo, Angelo? Il mio voto la prossima volta te lo scordi e non soltanto il mio. State a buon. Seguirà denuncia o lettera anonima? O lettera anonima, già. Ci vuole tempo, Angelo? Sì, ci vuole proprio. Tempo e nervi saldi. Tanto tempo ci vuole, sì. Questi che? Il vecchio e il male. Allora. Senti questo. Ora non è il momento di pensare a quello che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che hai. Sottolineato. Sei stato tu? Sì. Ma tu lo sai che Emery è stato qua, sì? Sì, è stato qui con la moglie Emery tanti anni fa, negli anni 50. Soggiornava all'albergo della Scogliera. Ma... È stato qui tanti mesi. Era diventato amico di Masaroni, il pescatore lo portava per mare. Lui è stato ispirato, lui ha scritto Il vecchio e il mare, qua. Ma no, l'ha scritto a L'Avana. È ambientato a L'Avana, ma quello è un uomo che viaggiava, quello è stato qua tanti mesi. E mi guaiaccerò. Stai scherzando tu? No, alla barzelletta. Ma quale barzelletta? Ti racconto la barzelletta? No, però ti piace. Ti faccio parlare con Masaroni. Giocare. Vabbè, io adesso racconto la barzelletta allora. E allora andiamo, va. Non ricorda Masaroni. Lo chiamavano Vicchio, perché a 35 anni aveva già tutti i capelli bianchi. Ma ricordo pure Assu Minghiu, Chi? Minghiu, quello che scriveva, no?
Vedi, abbiamo anche il testimone oculare. Allora, la prova che Massarone ha ispirato Hemingway e Hemingway ha scritto qua il vecchio mare. Hemingway? A me non mi pare possibile. Tu sei sicuro, sì? No, non sono sicuro, però mi sembra una bella pubblicità. Ma tu ti rendi conto quanti turisti può attirare una cosa del genere? Sei pure dall'America. E andiamo, no? Sai che facciamo? Facciamo una bella targa, appendiamo all'ingresso del paese. Ah sì? E che ci scriviamo? Semplice. Acciaroli, il paese di Hemingway. In italiano e in inglese. Faccio partire l'ordinanza. Fai partire l'ordinanza. Veramente bellissimo, eh. Siamo proprio bellissimo, magari. Diciamo utile, va? No, è bello, è bello. Vero? È utile. È utile. Vabbè, certo. Però tu chiudi gli occhi. È cascata del Niagara. Il naso devo chiudere. La reggi casetta. Io starei qua le uno. Parla del modello vassallo, raccolta differenziata, sviluppo naturale del territorio, cucina mediterranea e valorizzazione dei prodotti tipici, turismo alle stelle per tutto l'anno. Perfino in Cina ci sono paesi gemellati con Acciaroli che tentano di imitare le sue iniziative, ma soprattutto grazie a tutto questo una disoccupazione nel territorio quasi azzerata. Sindaco Vassallo, possiamo dire che la sua missione è compiuta? Ma compiute, non lo so, penso che il percorso è ancora lungo, diciamo che siamo a metà dell'opera, ecco. Penso che c'è ancora molto cosa da fare, però io sono abbastanza fiducioso. Sogni nel cassetto? Sogni nel cassetto, quello. Non lo so, adesso. Le cinque vele di Legambiente, penso che. Penso che il nostro mare meriterebbe una. Diciamo un riconoscimento così importante dal punto di vista anche internazionale. E allora, dato che fino ad oggi lei ha sempre mantenuto le sue promesse, a quando le cinque vele? Adesso è presto per dire su due piedi, diciamo che lavoreremo in questa direzione qua. E con questa promessa ci congediamo da Angelo Vassallo, sindaco di Pollica. Grazie, arrivederci, non gli ho preso troppo tempo. No, passa a prendere, andiamo a fare un giro, devo dire due cose, eh? Tieni d'occhio Giusi. E che ci azzeccamo Giusi? Come già da fumare. Tu gli devi dire di smettere, eh? E perché non gliel'hai detto tu quando l'hai visto, scusa? Tu c'hai più confidenza con lei. Vieni, ti faccio fare il calendario da Acciaroli. Ma veramente? E dove mi devo mettere? Là. Aspetta che mi devo aggiustare. Ecco, là. Ferma là. Brava, così. Ecco. Sorridi. Un pochino più di là. Brava. Lei, ferma là. No, un pochino di più. Là. Bel sorriso. Bravo. Angelo. Ma tu stai fotografando a me o a qualche cosa che ti interessa? E che sto fotografando? Ma scusa, questo mare che tieni dietro. No, sempre questo mare, abbiamo le montagne così belle, su. Ma ci sta pure l'antenna. L'antenna ma... la tagliamo. Sorridi. Angeli. Mi hanno fatto presidente della comunità montana. Mi pareva. Ah.
Angelo. Tutto a posto. Eccoci qua. Buongiorno, Don Marra. Sindaco, venite qui a offrire un caffè. Già preso, grazie. Se proprio non riuscite a non buttare i mozziconi per terra, fatemi la cortesia, cambiate almeno marca di sigarette, lo sanno tutti, Acciaroli, che queste le fumate solo voi. Ah, soltanto io? E qua è pieno di turisti, non ce ne può essere uno che compra la stessa marca. Voi lo sapete che io sarei capace di fare il DNA, questo mozzicone, eh? Artur, dammi un po' sta cena, no? Sindaco, se proprio volete, continuiamo a parlare di queste stronzate. Ma non pensate che forse avete qualche problema più serio di cui preoccuparvi? La droga. Giù al moletto. Non vi siete accorto di quanta droga ha cominciato a circolare in questo paese? O mozzicone. O DNA. Ma perché non apriamo un ristorante? Un ristorante? Ma perché ti sei stancato di fare il sindaco? Lo potrebbero gestire loro due. Tu gli dai una mano. Ci stanno dei locali liberi, belli pure, giù al porto. E con quali soldi lo apriamo questo ristorante? Soldi, cioè. Ma scusa, tu guadagnavi molto di più quando facevi il pescatore. Un peschereccio, già ce lo siamo venduti, che fai? Forse farà un mutuo. Ma che sacrificio, ma almeno questi hanno un'attività da gestire per il futuro. Voi che dite? A me va bene. Non è una cattiva idea, ma. E te, Giusy, che dici? Per me va bene. Piano piano. Piano piano, certo. Impara la cucina. Questo mi pare un po' più difficile. Mi sono bravo. Ascolta, l'altro giorno ti ho visto a Vieni Codi dei ragazzi che non ho mai visto qua. Non sono di queste parti. Ah no? E di dove so? Dalla provincia di Napoli. Ah. E niente, stanno aprendo un locale notturno vicino al porto. Mi sembravano ragazzi carini, educati, gentili. Ah, Gerà! Eccomi, dimmi. Ascolta. Ma tu che sai di questo locale che vogliono aprire giù al porto? Come si chiama? Easy Night. No, sempre tutto a posto. Richiesti permessi, contratti di locazione. Ma chi sono questi? È una società, soggetti di Napoli e di Salerno. Ma tu perché lo vuoi sapere? Faccio che non l'ho mai visto, non mi piace neanche tanto. Beh, qualche piccolo spacciatore c'è sta. L'ho notato anch'io, l'ho vista di carabinieri. Giusy! Aspetta, mamma, aspetta! Aspetta! Tuo padre ti ha mai chiesto qualche cosa? No. E allora se per una volta ti chiede un favore, un motivo ci sarà, no? Ma perché? Perché me lo devi spiegare? Non lo so. Tuo padre non è un fesso. Se ti ha chiesto questa cosa, avrai i suoi buoni motivi. E poi vedrai che l'ha chiesto anche alle amichette tue.
Ma guarda che l'altra sera sono andato pure io al locale con dei miei amici. Beh, l'ho vista giù, se non faceva niente di male, stava là. Non me lo fotto proprio. Anzi, vedi di stare alla larga pure tu da quelli che non mi piacciono per niente. E mo va. Buonasera, sindaco. Che onore. Buonasera. Posso offrire qualcosa? Grazie, come se avessi accettato. No, sono passato così solo per ricordarvi e ricordarci a tutti. È il caso di stare tutti un po' più attenti. Sindaco, è quello che facciamo. Sì. E staremo a vedere allora. Certo, sindaco. Vabbè. Allora, buonasera. Buonasera. Tu non saluti. Buonasera. Senti a me. Tu te ne devi andare via da qui. Ah sì? E tu chi sei? Tu chi sei? Ma che cazzo vuoi? Bravo! Bravo sindaco, bravo! Giussi. Scusa. Ma almeno si può sapere che cos'hai. Non ti preoccupare. Ma non ti preoccupare cosa? Stai tranquilla, si aggiusta tutto. Buonanotte. Così andate. E allora tu prepara un bello dinanzi comunale che chiude definitivamente, da oggi, l'Easy Night. Ma tu sei sicuro? Con gli occhi miei li ho visti, Gerard. Quelli spacciano sistematicamente, non guardano in faccia a nessuno. Scusa, ma allora perché non andiamo dai carabinieri? Che ci dicono i carabinieri? Accerteremo, indagheremo, è rimasto fra una settimana. Intanto quelli che andranno a fare il porco comodo loro. Gerard, questa cosa va fatta immediatamente. Va bene. Come vuoi tu? Ma però un po' più di convinzione, no? Non sei convinto? Sono preoccupato. Devo fare l'ordinanza? La faccio. La faccio? Sì, falla, falla. Angelo! Ehi! E che ci fate qua? È sabato, abbiamo pensato di farci un fine settimana rilassante. E meno male che ci dovevamo rilassare. Io non vedevo l'ora di farmi una bella pescata. Allora ti piace ancora pescare a te, invece che fa lo sceriffo, Che vuoi dire? No, perché in paese gira la voce, ti chiamano sceriffo. Non è che stai esagerando, no? Ma che dici? Voglio dire, la questione della droga, Angelo, se ne devono occupare i poliziotti e i carabinieri. E chi te l'ha fatto fare di metterti in mezzo a te? E se tu vedi qualcuno che minaccia i tuoi figli, che fai? Chiami la polizia e i carabinieri? Ma io li pigli per il collo, Ma boh, ma mo che c'entrano i figli? Quando ci avrai i figli capirai, non ti preoccupare. Sì, che tu non dai una manca una femmina, come fai ad avere figli? Se la trovo la femmina prima o poi. State zitto tu. Ci mettiamo
dopo la musica, prima gli altoparlanti, la filo diffusione. Ma dove? Qua al cimitero. C'è la gente, viene. No, sente la musica. Mozart, Beethoven, ma anche musica, diciamo, più, come si dice, leggera. Guarda che è un'idea, è un'idea. Poi stiamo a sentire, andiamo là. Il mare sta là, giusto? Sì. Allora, e come vuole casa? Come vuole, tu ragiona bene, come vuole casa? Tutti i logoli fronte mare, no? Dovrebbero costare di più. Certo, è come le camere d'albergo, tu quando vai all'albergo ci vorrei la camera con vista mare, quelle te la fanno pagare di più. Allora, il ragionamento è lo stesso, anche perché l'idea sarebbe un'altra. Stiamo a sentire, hai visto dove sta sto cimitero? In coppa un mondo. Non una vecchietta che si deve muovere, viene qua, cioè, magari non viene, non ce la fa. È vero. Giusto? Allora, le telecamere, web. Tu metti la web, allora la vecchietta che sta a casa tua apre il computer, si collega. La vecchietta col computer? Vabbè, quello che si risolve, un giovane che la va a trovare, si mette là e vedi il logo del marito, la cosa, fa, dice la preghiera. Guarda che è un'idea. Che dici? Poi la mia opinione tecnica, però. Ci pazza, cioè. No, però non hai capito niente. No, scusa. Vabbè, ma allora... Ah, vecchietta col computer. Allora, se uno sta con i paraocchi, no, se uno sta con i paraocchi non risolve niente, non va avanti, non va indietro. No, 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 sono qua, mi sul silenzio che mi sta un'angoscia. Mamma mia. Faccio vedere tutte le cose che si possono raccontare attraverso questa iniziativa. Qui ci sono i cartelli, tutto il nostro... guarda qua, che mangiamo le piadine. Broccoli, basilica, carote, crescione, porro, cipolla, aglio. Questa è la dieta, Tieni presente quelli che vogliono lottizzare tutto il tratto che sta sopra la statale? Quelli non vogliono lottizzare, quelli si vogliono fare carne di porco di questo paradiso qua. Lo vedi? Hanno organizzato una cena e ti vogliono come ospite. Ospite d'onore, certo. Si vogliono ringraziare qui il presente presidente della comunità montana, evidentemente, no? Ma che gli rispondo? No. Hai ragione. Ah, a proposito, l'ordinanza per la chiusura dell'Isinazza è pronta. Ah, buono. Vuoi che vada io a mettere i sigilli? Ci vado io. Angelo. Che c'è? Non ti preoccupare. Ci vado pure io, l'accompagno. Lo porto l'Angelo Custode, io faccio Zorro, lui fa il sergente Garzia. Stai tranquilla, Sono preoccupata. Dai, guarda qua, che bella accoglienza. Magari un funerale. Buonasera. Buonasera. Allora potete procedere. E vabbè, la roba dai frigoriferi non ce la fate prendere. E potevate farlo prima. Non mi dite che l'abbiamo colto di sorpresa perché proprio non ci credo. Voi sindaco state facendo un grande sbaglio. Ma sì? Io però vi avevo avvisato. Beh. Adesso sono io che vi avviso. Non finisce qui. No. E invece la serata finisce qua, signori. Grazie. Chi ha pagato e non ha pagato è fortunato. Buonasera a tutti, prego. Abbiamo pagato. Potete procedere, grazie. Togliti di mezzo che ti fai male. Prego, signore, grazie. Lo spettacolo è finito, grazie. Belle parole! Proteggere la bellezza del territorio. Ma certo, il lavoro lo possiamo dare lo stesso, e come no?
A quale sindaco non saprebbe dire queste belle parole? Per te è tutto facile, presidente. Ma è facile difendere il patrimonio naturale, perché il tuo comune fa parte del Parco del Cilento. Ma che dici? Che dici? Ha tutto l'interesse a preservare l'ambiente. Per noi che siamo fuori dal parco, lottizzare significa dare occupazione a tante persone che ne hanno bisogno. E con questo è tutto, va salvo. Lo sapete. Ma intanto la posizione mia la conoscete, la posizione mia non cambia, le idee sono quelle, quindi è inutile stare a discutere. Passiamo alle votazioni e facciamola finita. Ma che è stato? È stato. La gente è fatta così. Vassallo è stato sfiduciato dalla comunità montana. Buongiorno, signore. E mo? Che succede? E che succede? Che fra pochi mesi ci saranno le nuove elezioni e Vassallo se ne torna in via su mare a fuoco pescato. È finito? Vabbè. Che cosa stai facendo? Raccogli quel mozzicone. Non hai capito bene? Raccogli quel mozzicone. E ricordati che Vassallo è ancora il sindaco in questo paese. E ricordatevi bene che Angelo Vassallo è un uomo e che merita rispetto anche per tutto quello che ha fatto ed è tanto in questo paese. È chiaro? Non ho capito bene, è chiaro? E vi dirò di più. Domani mattina andate da Vassallo e gli fate un'ambasciata da parte mia. Angela, ma tu sei buono, cacapa. Perché non ti presenti? Due mandati. Quanti anni sono? Lascia stare. Sì, ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto per questo paese? No, è proprio quello che ho fatto. È proprio quello che mi stanno facendo le scarpe. Non l'avete ancora capito. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Tu la fate diventare un gioiello questo paese, guarda. E certo, però si sono accorti pure loro. È arrivata la camorra, è arrivato lo spaccio di droga, la speculazione edilizia. Mi è accesa una bella luce sulla cielo che abbiamo accesa. Mose, tutti sono accorti che questi fanno gli affari. O non è così? Lascia stare, era meglio quando c'era la monnezza. Ma c'è stata pure la miseria, la miseria nera. Tu ti ricordi quando mi telefonasti a Roma per dirmi che avevi incassato in una sola giornata 7.000 euro del ticket di parcheggio? Lo ricordi? Allora facciamo così, 7 per 30, giusto ad agosto. Massimo, quanto fa? E te lo dico io quanto fa. Sono 210.000 euro solo di parcheggio. Più tutto il resto. Sono accorti pure loro, però, Ma chi loro? Chi? Ma che fu il caffè, va, non va niente. Biancaneve e i sette nani, Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Ce l'avete un minuto? Sì. Grazie. Grazie. Eccoci qua. A che devo? Dunque, Don Marra vi manda a dire che la strada della limonaia è a disposizione del comune. La limonaia, la storia di Caterina... Donna Caterina Marra. A disposizione. Sì. Così, bello e buono. Così, bello e buono. Vabbè, questa è una bella notizia. E che vi devo dire? Ringraziate a Don Marra. Vabbè, questa è qua. Arrivederci, sindaco. Grazie, grazie. E buona giornata,
A voi. Ci vediamo presto, grazie. Oh, come ti sentite? Così si fa espropriare la... Ho sentito, ma c'è una notizia ancora più bella. Cioè? Che? Acciarole ha ottenuto la bandiera blu della FE. No. E le cinque vele di Lega Ambiente. No! Sì, abbiamo la costa più bella e più pulita d'Italia. Mamma mia, no. No. Lega Ambiente Campania. Oh, mamma mia. E allora qui dobbiamo fare una loro veramente una bella festa. C'è un'altra notizia ancora, eh? Che è? Centrale. Vai, vai. Ma chi? Che c'è? Sindaco, visto che tra poco ci sono le elezioni, noi la volevamo aiutare. Ah. Volontari, eh? Volontari. Volontari, perché qui non c'è stata lì, eh? Importa la nostra ricchezza, il turismo, la gente che arriva, si attracca, scende, paga, spende, il turismo, eh? Il turismo è dentro un mare pulito e tutti devono pagare, tutti quanti. No, come adesso non voglio entrare, non voglio fare polemiche con quell'attore famoso che è arrivato, io non parlo. Perché non parlo? Perché sei famoso, chi sono foto? Non vi chiede il voto per l'ennesima volta per quello che siamo riusciti a fare io, questa aggiunta di persone straordinarie con le quali ho lavorato tanti anni, eh? Ma per quello che da oggi in poi ce lo dobbiamo ancora fare! Voglio raccontare questa storia di questi due italiani, Sacco e Vanzetti. Erano due anarchici che erano stati rinchiusi nel braccio della morte in una prigione in America. Adesso non posso raccontare tutta la storia. Ci hanno fatto pure un film con Gian Maria Volonté. Un giorno, poco prima di morire, Nicola Sacco scrive una lettera al figlio che diceva più o meno così, diceva: caro Dante, l'unica cosa che conta nella vita è essere buoni e difendere le proprie idee. Così esse rimarranno belle anche per quelli che verranno dopo di noi. Dice, questa è l'unica maniera per sentirsi felici. E io ci tengo alla vostra felicità. Ma insomma, si può sapere che vi state dicendo? Una storia, si va a raccontare una storia. Una favola. Una favola. Messallo. Ehi. Ah, questo è... Molto piacere, eh? Poi mi dici chi è il barbiere, eh? Sindaco! Sindaco! Ehi, che è? Abbiamo vinto con il 100% dei voti, quasi. Bravo! 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 Complimenti! Bravo! Bravo, sindaco! Bravo, sindaco! È diventato proprio una meraviglia sto porto. Poi il fatto che sia amministrato dal comune, guarda che... Che scherzi, che... E che farà? Facevo amministrare da quattro privati, che chi li conosce? Dopo il mazzo che mi sono fatto, che ci siamo fatti. Adesso è messa a fumare, boh. Dice che rilassa. Ma, Lo sai che cosa dicono i cubani? Dice che il sigaro non si deve mai spegnere, si deve lasciare consumare con dignità. Ma mi fa pure schifo. Ci andiamo a fare una bella pescata stasera. Non posso, vi ho promesso che saremmo rientrati al pomeriggio. Ah, già siamo ripromessi.
Vabbè, vi saluto, va. Ciao. Mi chiami di quando torni, così? Vabbè. Ciao. Ciao. Grazie. Buon ritorno, eh. Ciao. Fai un colpo di telefono quando sei arrivato. Ciao. Io sono un sindaco e tutti mi conoscono giù, pescatore. Io ho fatto il pescatore fino al 95. E nel vedere che ormai fra 10 anni, lo posso dire con certezza, al mio paese, a Ciaroli, una frazione di Pollica, non ci saranno più pescatori. Perché la pesca non si impara all'università, si tramanda. I giovani non si avvicinano a questo mestiere. Allora ecco, benvenga il presidio Slufuzzi, mette giù veramente una piccola cooperativa. Li avviciniamo al mare per non perdere questo distacco totale. Teniamo un filo di speranza per poter collegare e tenere, diciamo, in vita questa nostra esperienza e questa nostra tradizione. Passo nel, passo nelle stagioni, in dal mucchio d'angolo solo, ma raffuto sotto i piedi. Non sai se un figlio maranare, e si mamma da paura, vaga non si rindo scuro. Un giorno che o cielo spara gnai, e mi si piscia, non ho mannaia a dormire. A mamma mia, prene 7 mesi, dicette che stanotte ha già vista manetti. Un angelo è stato un angelo, a mano morte ma salvato un angelo. Angelo, con macchina l'angelo, o figlio nostro o voglio chiamare. Se fosse un angelo, tornasse a rete come tanti anni fa. Angelo, ci volesse un angelo, per una poche parole ci portasse.